Come referente scientifico del progetto Filiera CO2 Fai la differenza, vorrei sottolineare alcuni aspetti importanti. Prima di tutto il calcolo scientifico, che quindi viene fatto dal nostro team all'Università della Basilicata con dei software all'avanguardia. Primo fra tutti un software che utilizza il metodo LCA, Life Cycle Assessment, che consente di considerare tutto il ciclo del prodotto e di calcolare le emissioni inquinanti dovute a qualunque prodotto, evento, organizzazione. In particolare, quello che si calcola è quella che noi chiamiamo la carbon footprint, cioè l'impronta del carbonio, della CO2 equivalente dovuta a un qualunque prodotto. Poi, dall'altro lato, cioè dal lato delle compensazioni, quello che si calcola è come questo carbonio viene fissato dalle piante e c'è anche qui un software ad hoc che è stato implementato e sviluppato. Altra cosa importante è che il progetto Filiera CO2, a parte di avere una serie di attori anche imprenditoriali che sono coinvolti, ha un registro di iscrizione dei territori boschivi che sono chiamati ad assorbire queste emissioni. Per cui questo consente di evitare il rischio del doppio conteggio della CO2 equivalente. E c'è poi una società di certificazione esterna che certifica tutto il processo e tutta la filiera. Non a caso il nostro progetto si chiama Filiera CO2 Fai la differenza. La filiera è proprio tutta la catena produttiva della CO2, quindi è un cerchio che si chiude dal produttore di CO2, quindi l'industria, per esempio, si torna all'agricoltura, si torna ai boschi, alle foreste, alla possibilità di fare del nostro pianeta, non dico quello che era, ma comunque un pianeta che è integrato fra natura e attività produttive. L'idea del progetto Filiera CO2 nasce dal protocollo di Kyoto, dalla proposta di compensare le emissioni di CO2, appunto. Per noi l'idea è anche quella di valorizzare i territori dell'Italia meridionale, di valorizzare i boschi di aree degradate come quelle della nostra Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria e dunque creare una sorta di compensazione proprio anche dal punto di vista di una valorizzazione territoriale rispetto all'industrializzato Nord Italia. Quindi, quando è nata questa idea, l'entusiasmo è partito proprio dalla possibilità di far sì che venga nuovamente valorizzato il nostro sud, finalmente per le sue risorse naturali. Chiaramente vogliamo valorizzare gli alberi ovunque possiamo piantarli, quindi anche in aree del Nord Italia, ma è evidente che ci sono più spazi e ci sono più aree degradate al sud. La mia idea, diciamo utopistica iniziale, è stata che, e quindi diciamo un'idea accademica, però magari comunque perseguibile, che essendoci in Italia tantissime aree a dissesto idrogeologico, possiamo finalmente andarle a frenare con le radici degli alberi. E in più portiamo anche il valore aggiunto di un nuovo turismo sostenibile in tutte le aree che vengono così valorizzate, in più freniamo appunto le frane, in più portiamo tutta una serie di valori di economia oltre che di bellezza del paesaggio. E leghiamo quindi finalmente e definitivamente l'eco, che è della parola ecologia, anche all'eco della parola economia. Questi due elementi non sono fra loro in contrasto, ma anzi possono andare avanti stringendosi la mano e in una globalizzazione, però guardata in questo senso, di integrazione.